e polemica sulla valutazione dei dati diffusi dall'Istat sull'occupazione. I segretari regionali della CGIL e della UIL contestano l'analisi positiva del governatore Chiodi e parlano di una situazione allarmante. Il servizio è di Alice Cercone. Io penso che la politica farebbe bene invece a non minimizzare, perché il dato è un dato significativo e negativo. Il presidente Chiodi e tutta la politica non può fare a meno di leggere con attenzione questi dati, prendere atto e cambiare la politica economica di questa regione. UIL e CGIL rispondono così alle parole del governatore Chiodi, che ha dato un'interpretazione positiva dei dati Istat sull'occupazione in Abruzzo nel secondo trimestre dell'anno, sottolineando il calo dello 0,2% del tasso di disoccupazione per la prima volta inferiore ai livelli delle Marche. Flessione che, ribattono i sindacalisti, riflette in realtà il fenomeno per il quale in tanti ormai hanno rinunciato a cercare un lavoro, non certo una tenuta del sistema. Dopo 4 anni di resistenza, il fortino dei 500.000 occupati cede di 22.000 lavoratori in meno ed è una discesa più grave di quella del 2009, inizio crisi, quando scendevamo da un picco anomalo. Questa volta invece si incide proprio la carne viva del numero degli occupati abruzzesi. Purtroppo l'Abruzzo vive una crisi complessiva nel mondo del lavoro, dell'occupazione drammatica. 22.000 occupati in meno nel secondo trimestre sono un dato altissimo, ci crea grande preoccupazione.